La bionda influencer ha preso il posto di Flavia Vento nel programma di Barbara D'Urso in onda su Italia 1. New entry alla Pupa e il Secchione 2022. Dopo l'abbandono di Flavia Vento e il forfè misterioso di Paola Caruso nello show di Barbara D'Urso è arrivata Elena Morali. L'influencer ed ex naufraga dell'Isola dei Famosi ha fatto il suo ingresso nella terza puntata in onda su Italia 1 martedì 29 marzo. La 31enne è stata scelta per affiancare Aristide Malnati, detto Mammy, l'archeologo visto qualche anno fa al Grande Fratello VIP. Per Elena Morali si tratta di un ritorno a casa, la giovane ha già partecipato alla Pupa e il Secchione qualche anno fa. Più precisamente nel 2010, quando era praticamente agli esordi nel mondo dello spettacolo. La Morali si è classificata all'epoca al secondo posto, in coppia con Fulvio De Gennaro, dietro la vincitrice Francesca Cipriani. Questo nuovo impegno televisivo non sembra convincere più di tanto Luigi Mario Favoloso, ex fidanzato di Nina Moric legato da 2 anni ad Elena Morali. Su Instagram l'imprenditore napoletano ha condiviso una storia con un messaggio chiaro e preciso: non è necessario condividere tutte le scelte delle persone a cui siamo legati, a volte è sufficiente rispettarle. In poche parole Luigi Mario Favoloso non è contento di questa partecipazione di Elena Morali alla Pupa e il Secchione ma rispetta il lavoro della sua compagna. Favoloso non ha però seguito l'ingresso della sua dolce metà nel reality show. Mentre su Italia 1 andava in onda la nuova puntata del programma Luigi Mario Favoloso è andato a cena fuori con alcuni amici tra cui Mercedes Schenger e Massimo Boldi.